E quando arrivo non vedo l'ora di ripartire. Chiedo l'ascolto di Uomini e Camion, al microfono Fabio Montanaro, con noi collegato al telefono Gianni Montali, segretario generale della CNA FITA. Montali, una ripresa dell'autotrasporto potrebbe significare una ripresa dell'economia e viceversa, ovviamente. Ma questo è evidente. È evidente che la nostra società diventa sempre di più una società di servizi e paradossalmente, non dico sempre meno, ma insomma la produzione diventerà quasi inevitabilmente una parte sempre meno importante all'interno, diciamo, di quelli che sono i servizi, l'autotrasporto, la logistica in senso lato, legata per esempio anche a quello che è lo sviluppo di tutto il sistema infrastrutturale, può diventare uno di quegli strumenti per il rilancio dell'economia e quindi anche di quelle che sono tutte le nostre imprese. È proprio all'interno di questo giusto equilibrio fra la necessità della ripresa e la necessità comunque di dare delle risposte anche dal punto di vista economico alle imprese di autotrasporto che siano, come dire, valide e compatibili, è in questo equilibrio che noi dobbiamo ricercare nel prossimo futuro dobbiamo inserire quello che è il nostro sforzo. Noi riteniamo che tutto, ripeto, il sistema infrastrutturale, ma partendo anche se si corre poi il rischio di fare della demagogia, ma da quella che è la rete infrastrutturale, per esempio ferroviaria, ma non solo, per arrivare poi a quello che è la rete autostradale, la rete vera e normale, che rimane e rimarrà anche nel prossimo futuro come elemento fondamentale per quanto riguarda la mobilità del nostro paese, in questi settori, in questi segmenti, l'autotrasporto, tutti i servizi legati all'autotrasporto, quindi dicevo prima, la logistica, la movimentazione delle merci, sia sotto il profilo puramente, come dire, stradale, ma anche sotto il profilo per esempio portuale, aeroportuale, ferroviario, la parte dell'autotrasporto qui ha la possibilità veramente di diventare l'elemento trainante. È chiaro che noi come imprese, le imprese stesse, devono comunque adeguarsi a questa nuova necessità, devono organizzarsi dal punto di vista anche, come dire, industriale, perché diversamente correremo il rischio, come purtroppo sta succedendo anche negli ultimi anni, che siano soggetti non italiani poi gestire di fatto tutta questa grossa opportunità. Grazie a Gianni Montali che è stato questa sera con noi, termina qui il nostro appuntamento e un saluto a tutti da Fabio Montanaro. Abbiamo trasmesso Uomini e Camion, trasmissione quotidiana sull'autotrasporto, a cura di Massimo Quaglio. Con Iveco Stralis tutto ti sembra più facile. E quando arrivo non vedo l'ora di ripartire. RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1. Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in modulazione di frequenza proseguono fino alle ore 6 con i programmi di Radio 1. In onda media e sul quarto canale della filodiffusione con il Notturno Italiano, trasmesso dalle stazioni di Roma su kHz 1107, di Napoli Marcianise su kHz 657 e di Milano su kHz 900. Signore e signori, buon ascolto.